La musica di Beethoven risuona nell'elegante sala del Circolo Sannitico di Campobasso. Le note si levano alte, sontuose dal pianoforte, a guidare le dita dei giovani musicisti affinché abbiano il giusto tono per interpretare un gigante della musica, uno dei pianisti più importanti non solo del panorama nazionale, il maestro Michele Campanella. Due dei sei ragazzi selezionati per suonare il pianoforte con l'Orchestra Sinfonica del Molise vengono preparati al meglio da Campanella, che li dirigerà il 26 ottobre al Teatro Comunale di Benevento e poi il 27 al Savoia di Campobasso, nei primi due concerti del Beethoven Fest da lui ideato e che costituisce una delle perle del cartellone della stagione dell'orchestra, presieduta da Pino Emanuele, che è anche direttore artistico. Stiamo lavorando perché? Perché fra un mese c'è il concerto. Allora io do delle indicazioni, diciamo che trasmetto qualche cosa, spero utile, e poi c'è il tempo dell'assimilazione, quindi di questo mese, diciamo che Luca, secondo i miei auspici, elabora quello che è stato detto in questi giorni e arriva due o tre giorni prima del concerto, facciamo un riassunto di quello che è stato detto e poi ci sono le prove con l'orchestra e i concerti. Entusiasta, uno dei due giovani pianisti che arriva da Verona. Cioè io attualmente sto studiando in Polonia. Quindi io sono venuto a candidarmi per questo progetto direttamente da Cracovia, e quindi insomma ci tenevo particolarmente a poter confrontarmi con questa esperienza. Sei in tutto i concerti del Beethoven Fest, dopo i due di fine ottobre, altri due a fine novembre e gli ultimi due a dicembre, tutti a Campobasso e Benevento. La produzione per pianoforte di Ludwig van Beethoven con la sapiente direzione del maestro Campanella. Sei concerti con il maestro Campanella, che farà anche da direttore. Come pianista classico, il maestro Campanella è uno dei più importanti a livello internazionale, e questo lo si vede anche dal fatto che quando abbiamo fatto le audizioni per questi concerti sono venuto un po' da tutto il mondo. Portiamo in scena, sotto l'aspetto performativo ma anche sotto l'aspetto didattico, le sei opere che Beethoven ha composto per pianoforte, i cinque concerti più il triplo. E lo facciamo con uno dei più grandi pianisti oggi, ancora attivissimi nel campo del solismo pianistico, e che dedica le proprie conoscenze, la propria esperienza ai giovani. A novembre altre due giornate di studio con gli altri due pianisti selezionati per i concerti del Beethoven Fest del mese, e a dicembre toccherà agli ultimi due per le esibizioni finali. Si tratta di giornate studio aperte al pubblico.